Si parla del 1999, periodo in cui moltissimi credevano che utilizzare bene un PC equivaleva a saper accendere Paint e scrivere il loro nome con dei brillantini. Era un bellissimo periodo per me. Per la prima volta entravo su internet e scaricavo musica da cioè iTunes, sì. E scoprivo il fantastico mondo del web. Per me ancora comunicare da lontano era il sinonimo della parola cellulare. Certo, c'erano le chat pubbliche, ma non era la stessa cosa. C'era gente di tutti i colori. Naturalmente, come fidarsi di un utente che in media si nomina l'account "Apri le gambe per favore 85"? Tutto questo cambiò. Era il mio secondo anno delle superiori quando cambiai scuola. Era un ambiente diverso da quello di prima, e qui trovai amici più avanzati e con necessità maggiori di un semplice SMS. Mi fecero capire che il PC non era solo Paint e canzoni scaricate illegalmente, ma molto più. Cosa aspettarsi di più dal web? Messaggistica istantanea davanti al monitor con tutta la gente che conosco. E mi state forse dicendo che posso dire addio al T9 di merda dove voglio dire ciao e mi esce Cerbottana? E mai più spendere denaro per chiamare o messaggi? Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Ah, tanto per ricordarlo, MSN è il grandissimo successo del gruppo quasi morente e poverissimo Microsoft. Quei poveracci si sono davvero salvati il culo creando un programma così, altrimenti che avrebbero mangiato quella sera. Tornando a noi, tornai a casa e senza dubbi scaricai il fantastico programma. I passi per iscriversi sono pochi e tutti molto semplici. Intanto serve l'indirizzo che vi accompagnerà per un bel po' di anni, finché non cliccherete su qualcosa come "se clicchi qui ti entra un virus, non cliccare testa di cazzo", e allora dovrete cambiare account. Ma l'importante è scegliere qualcosa che attiri, qualcosa di bello, quindi dai, Pisellone 89. Eh sì, voglio vedervi alle feste quando dovrete dire a tutti che email avete. Che altro? Ah, c'è la password e qua c'è da ridere. Bisogna scegliere qualcosa di inattaccabile, qualcosa che non si può scoprire. Merrino Marco. Sì, anche il mio nome, quindi non me lo posso scordare. Mettete alcuni vostri dettagli e avrete il vostro account. Ecco qua, Pisellone 89 grado con successo. Yes. E ora entriamo su MSN. In realtà questa è la versione vecchiotta, non si può fare granché, quindi passiamo subito all'altra. Eccoci qua. Visto, la finestra è più colorata e sotto c'è il simbolo di McDonald's e tutti sanno che lì si mangia, gnam! Intanto cambiamo il nome rendendolo più nostro. Pisellone 89 è l'email. Chiamiamoci Super Pisello Giant. Prima di aggiungere i nostri sicuramente numerosi amici, dobbiamo prima di tutto impostare l'avatar. E qui, cari miei, potete sbizzarrirvi con tutto quello che trovate su internet. E ricordate la regola, bisogna impressionare, quindi mettiamo qualcosa di nostro, che ci rappresenti. Ecco qua. Dai, ora senza scherzare, che cazzo vi mettete le donne? L'avatar siete voi, non quello che vorreste avere quando avete il Super Pisello Giant nelle mani. Via da sta merda, entriamo col mio. Eccoci qui. Come vedete, una volta aggiunte persone, ognuna di loro vi mostrerà a voi e al mondo intero quanto è brava a cercare simboli strani da aggiungere al nome e come colorarlo. Ma come vi ho detto prima, ognuno vuole impressionare col proprio avatar. Troverete chi si fa foto insieme all'amichetta con sottoscritto "Friends Forever" e domani litigheranno. Troverete chi prende semplicemente foto della natura, facendo vedere quanto la sua anima è pura, no? E poi ci sono i furbi, che sono i miei preferiti. Questa gente è un passo avanti a tutti e preferisce mettersi una foto mentre sta dando bacini a pupazzi o ai suoi animaletti, tanto per nascondere il fatto che è brutta come il cancro, ma visto che sta baciando qualcosa di presumibilmente carino, sarà un po' carina anche lei, no? No! Spero che vi offendiate quando, prima di salutarvi, quando mi scrivete "ciao Marco", io risponda "ma usa quella a sinistra o quella a destra". E quanto è divertente osservare i motti. Vi piace inventare sempre frasi nuove, che rompimento di coglioni, o rubarle alle canzoni a caso. Prova a scendere giù dove vive il tuo diavolo, dove il fuoco più fuoco non è, dove hai bruciato un paradiso d'amore. Poi ci sono i furbetti birbantelli, a cui piace far ridere la gente che tanto non riderà, e preferiscono mettersi come motto "condividi un messaggio rapido". Quindi avete capito? Loro si scrivono "condividi un messaggio rapido" perché quando non hai motto appare sotto il tuo nome "condividi un messaggio rapido", e loro hanno letteralmente obbedito. Avete capito? "Condividi un messaggio rapido". Ah! Ma basta, vorrei motti pazzarelli, iniziamo a parlare dei veri fastidi di MSN. Cominciando da quella cazzo di pubblicità che ogni volta che la sfioro col cursore si apre coprendomi tutte cose. Ehi, la vuoi un Xbox 360 più gioco a 229 euro? No, non la voglio un Xbox 360 più un gioco a 229 euro, ma li pagherei volentieri per farti sparire pubblicità di merda. Ma che, ho abbandonato la televisione per caso tua e vieni a massacrarmi pure qui? Basta! Ma ancora non siamo entrati nel vivo delle chat, quindi andiamo a chattare con un utente medio di MSN. Ehi, ciao Paolo, che si dice? Tutto ok? Che fai? Niente, stavo per... Che fai? Dicevo, stavo... Che fai? Ma mi fa finire di parlare, cazzo! Che Ma...
Non ho scritto nulla che facesse ridere, perché ri... Che fai? Benvenuto nella mia lista di bloccati, pezzo di merda! Che fai? Ma dove fallisce la chat, ecco che MSN imposta subito le chat vocali. Già, puoi chiamare un tuo amico e parlare. Mamma mia, MSN sa che cos'è la tecnologia. Ehi, ma non sapevo farlo anch'io. Shut up, your telephone. Vediamo un po' la qualità della chiamata. Ma che casino, non ti sento. Paolo, mi senti? Vaffanculo! Ho voluto lasciare per ultimo la questione di cui sto per parlarvi, perché senza alcun dubbio non esiste nulla su MSN che susciti pari fastidio. Non solo è una cosa fastidiosa come nient'altro, ma è anche l'unica differenza sostanziale fra le due potenze. Signore e signori, i blog. I blog. A cosa servono i blog? A tutto, tranne a quello per cui vengono usati, ovvero far sapere a tutti che cazzo fanno ogni giorno, ogni ora, ogni secondo tutte le persone. Troveremo frasi come: mamma mia, non sapete che mi è successo? Avete presente Filippo? Mi ha baciato la nuca! Ah, non solo non sappiamo che ti è successo, ma non ne abbiamo interesse! Vi giuro, succede qualcosa nella vita di qualcuno, anche la più stupida, e allora deve raccontarlo al mondo, che nel frattempo fa tutto tranne che guardare il suo blog. Guarda qui, sono dentro un blog e guardiamo un po' questo post. Sì, aspettatevi uno dei titoli più espressivi, quindi amore. Sì, sì, perché amore è una sola parola, ma ne vale come bla 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 bla. Oggi su Rai 2 ho visto un film, Innamorarsi a Manhattan. Bla, quando bla, è bla, cominciato bla, 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 a me scoprirlo. Bla, bla. La cosa più bella dell'amore è che si può sempre, sempre, sempre ricominciare. Mi sono divertito. Ma togliendo questo, ragazzi, parliamoci chiaro. Cos'è quella cosa che secondo la gente rappresenta una singola persona più di qualsiasi altra cosa? Se non è l'avatar e non è un motto e neanche il racconto delle scorse 8 ore, cosa sarà mai? Dai, è logico, la musica. Non c'è niente di meglio che sentire una canzone come qualcosa che fa parte di te, e quindi bla 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 bla. La cosa allarmante è che la gente si fa prendere la mano in queste cose quando vuole mettere la musica nel proprio blog. E non solo, come una furbona mette la canzone che parte in automatico nel blog, mette anche la radio, mette i collegamenti YouTube, mette la discografia di chissà chi, mette il collegamento alla musica di MySpace, così che quando non hai proprio nulla da fare scegli la vergognosa alternativa di leggere qualche blog, che cosa ha fatto Susanna nelle ultime settimane, avrai un risultato tipo... Non riesco a leggere un cazzo! E non solo questo, cari miei, la lista di merda potrebbe continuare, continuare, continuare... Io mi ero scaricato MSN per parlare con voi. Non mi servono motti, non ho bisogno di avatar. Non voglio sapere che musica state ascoltando. E se volete dirmi che avete fatto ieri in bagno, chiamatemi e me lo dite. Non mi interessa che odi la guerra e ami la pace. Non ti firmerò il Westbook. Ridatemi il mio 3310. There's a star man waiting in the sky.